Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Ben ritrovati a Passione Bari su Radio Selene. 24 anni appena compiuti, 2 gol alla sua prima esperienza con la maglia del Bari, cresciuto tra Lega Pro e Serie B e reduce da una breve parentesi all'ombra del Vesuvio tra marziani come Higuain, Amsic, Allan e Reina. E Jacopo Desi, arrivato alla corte di Camplone nell'ultima sessione del mercato di riparazione, probabilmente l'unico vero rinforzo centrato da Paparesta e Zamfir a giudicare dal suo rendimento e da quello degli oggetti misteriosi approdati in Puglia a gennaio. Dinamismo, corsa, tecnica, visione di gioco e senso del gol fanno di Desi un centrocampista moderno che si sposa perfettamente con la filosofia di Mister Camplone, il quale non a caso dalle colonne della Gazzetta dello Sport ieri aveva lanciato un endorsement verso il ragazzo di Atri. Destinato a ritagliarsi un ruolo da protagonista nel finale di campionato del Bari, Desi analizza il momento della sua squadra convinto delle potenzialità dei biancorossi in vista della delicata trasferta di Novara. Siamo consapevoli delle nostre possibilità, se riusciamo a fare le cose come dobbiamo, io credo che comunque riusciamo a vincerla, sì. Il problema adesso siamo noi che dobbiamo essere magari più consapevoli dei nostri mezzi, comunque ricordarci sempre che noi siamo il Bari, siamo una delle, secondo me, delle squadre più forti di questo campionato. Il centrocampista non nasconde la voglia del Bari di ritrovare il successo in trasferta che manca da ben 4 mesi. Adesso sabato a Novara vogliamo vincere, quindi cercheremo di fare tutto per centrare la vittoria. Dobbiamo comunque iniziare a vincere anche qualche partita in trasferta per comunque rientrare nei playoff, perché comunque dobbiamo dare continuità ai risultati. La partita di Novara di sabato per noi è una partita fondamentale, come poi lo sono tutte le altre, ma adesso pensiamo a questa e cerchiamo di portare a casa il massimo risultato. Per capitalizzare il massimo risultato in Piemonte, il Bari non dovrà ripetere le prestazioni a dir poco sciagurate di Lanciano e Chiavari, senza dimenticare le sbandate che anche nella gara stravinta con la Pro Vercelli potevano essere pagate a caro prezzo dai pugliesi. Sì, diciamo che comunque la Pro Vercelli l'abbiamo quasi fatta ritornare in partita dopo il 3-0 che sembrava una partita chiusa. Sono errori che dobbiamo correggere assolutamente, ci stiamo già lavorando, è stato un calo di attenzione, però poi l'abbiamo subito ristabilita. Jacopo Desi è felice della sua esperienza barese e non nasconde quello che al momento pare essere solo un sogno, diviso dalle 11 partite che mancano al termine della regular season e dal contratto stipulato con il Bari. Spero di poter raggiungere la Serie A con la maglia del Bari e poi magari continuare con questa maglia. È tutto, Paolo Ruscitto per Radio Selene. Passione Bari. Passione Bari. Passione Bari. Vivi le emozioni con noi. Partner Cube Comunicazione.